eccoci tornati in studio con il nostro nuovo ospite che è Luigi Di Maio. Buonasera Ministro. Buonasera. Allora ci andiamo a accomodare sempre lì perché sempre tutti noi ci abbiamo. Per tenervi un po' scomodi. Oddio, si rischia anche di scivolare sui cubi. Innanzitutto le volevo chiedere come sta. Perché vicepresidente del Consiglio, ministro dello sviluppo economico, ministro del lavoro e anche leader del Movimento 5 Stelle. Ma le dico, molto, vabbè che è molto giovane, ma molto motivato, perché io avevo chiesto di mettere insieme sotto un'unica direzione politica il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per fare una cosa, smetterla con la guerra tra l'imprenditore e il dipendente, che spesso è alimentata. Perché nell'Italia del Made in Italy, delle piccole imprese, chi dà lavoro, l'imprenditore è anche dipendente, lavora in azienda. E chi ci lavora si sente anche un po' imprenditore, così abbiamo portato il Made in Italy nel mondo. Questo spirito e questo principio lo voglio portare in tutti gli approcci delle leggi sul lavoro e sulle imprese. Senta, cominciamo dalla questione immigrazione, che è un po' la più calda di queste giornate, però poi andiamo a parlare anche naturalmente del reddito di cittadinanza, del decreto dignità che sarà varato quando? Domani? Siamo alle prese col testo, lei sa bene che ci sono tutte le bollinature, sì. Anzi forse lo sa meglio di me, sto scoprendo alcune questioni di riconoscimento burocratico che non conoscevo, ma siamo a momenti, insomma il decreto dignità che riguarda stop alle delocalizzazioni delle aziende, meno precariato, meno burocrazia e stop alla pubblicità sul gioco d'azzardo sarà varato nei prossimi giorni. Ecco, ma il meno precariato che cosa vuol dire concretamente? Beh, significa che agiamo su tutti quegli abusi che oggi stanno portando i ragazzi o i meno giovani, perché c'è tutto un problema di una fascia di 50-60 anni di persone, a vedersi rinnovati questi contratti a tempo determinato all'infinito. È un primo passo, perché poi se mettiamo cioè a posto... ci sarà un limite al rinnovo... Rivedremo quella disciplina, poi vedrete bene la norma, non voglio anticipare niente, però sì. Noi finché non mettiamo a posto i centri per l'impiego e li facciamo funzionare, in Italia il punto è che con questi livelli di disoccupazione giovanile i ragazzi accetteranno qualunque cosa. A volte i ragazzi accettano un lavoro pur senza stipendio per dire di avere un lavoro. È una condizione difficilissima e culturalmente devastante, perché ci si abitua ad avere un lavoro senza neanche guadagnare, rimettendoci per andare sul luogo di lavoro e ritornare in spese. E allora dobbiamo cominciare a evitare gli abusi, fermo restando che io sto con le imprese, soprattutto le piccole e medie, infatti gli voglio sfoltire un po' di quella giungla di burocrazia che le sta impegnando a lavorare per lo Stato anziché lavorare per dare lavoro, che è poi il dovere e il piacere anche di un imprenditore. Ecco, ma restando un po' su queste questioni importanti che riguardano l'economia, tra l'altro oggi è venuto fuori questo dato che l'Italia ha 5 milioni di poveri, di cui però uno su tre è straniero, quindi diciamo anche lì c'è un peso importante da sostenere. Lei ha detto prima dovremo fare i centri per l'impiego in 2 anni, perché i centri per l'impiego sono, come dire, preliminari per poter ottenere poi il reddito di cittadinanza. Allora non ha ragione Tria, il Ministro dell'Economia, quando dice che non sarà comunque possibile metterlo a bilancio prima del 2019? Prima di tutto voglio dire... Visto che prima bisogna costruire comunque questi centri per l'impiego che costano 2 miliardi di euro? Io e il Ministro Tria prima di tutto andiamo d'accordissimo, quindi si alimenta questa questione della contrapposizione che non c'è. Ho detto semplicemente una cosa, il reddito di cittadinanza riguarda l'emergenza disoccupazione giovanile, l'emergenza di chi ha un lavoro ma non riesce ad arrivare a fine mese, l'emergenza della povertà assoluta. Queste tre emergenze sono l'emergenza del momento, cioè 5 milioni di persone e diciamo di più, 8 milioni e 2 sono sotto la soglia di povertà relativa, 3 milioni non hanno cibo, non riescono a mangiare in Italia. Questa emergenza va affrontata subito, quindi io ho detto al Ministro Tria, al Presidente Conte, adesso riuniamo subito il tavolo a un mese all'insediamento del governo e avviamo tutti gli step per il reddito di cittadinanza. Io non credo che ci vogliano 2 anni per mettere a posto i centri per l'impiego. Le faccio un esempio. Lei pensa che sarà possibile farlo prima? Perché da noi il sociologo De Masi, sì, che aveva lavorato proprio a quel progetto e che comunque... anche se adesso non è contento del fatto che siete alleati con la Lega, era un vostro sostenitore, ci aveva detto che insomma, prima di 2 anni era complicato perché l'Italia è molto indietro rispetto agli altri paesi. Io ho accolto l'invito del Ministro del Lavoro tedesco, che ho incontrato in Lussemburgo la settimana scorsa per il Consiglio europeo. Loro hanno i migliori centri per l'impiego d'Europa, sì. Voglio prendere il loro know-how e portarlo in Italia, e soprattutto c'è una questione principale dei centri per l'impiego, dobbiamo potenziare il personale.
trovare personale con delle competenze specifiche, perché quando un ragazzo o un meno giovane viene a un centro per l'impiego non deve subire l'umiliazione del "le faremo sapere". Prima di tutto deve scoprire, grazie a dei professionisti, quali sono i suoi talenti, per cosa si può formare e iniziare una formazione per andare in un mondo del lavoro che è quello delle nuove imprese, delle nuove tecnologie, di quello che sta arrivando. Lo Stato ti deve riconnettere con le opportunità lavorative, perché a volte la scuola, ma anche l'università, ha formato delle persone per professioni che non esistono più o stanno scomparendo, e questo sta distruggendo anche l'entusiasmo. Perché nascono i nitti, ragazzi che non si formano, non studiano, sì, non fanno niente? Perché perdono ogni speranza, perché il centro per l'impiego li rifiuta e i curriculum le mandano a centinaia e non trovano risposta. Soprattutto quasi non esiste. Le università li formano, ma poi scoprono che gli amici laureati non trovano lavoro. Tutto questo sta sfiduciando. Sarà una grande impresa, ma ci dovremmo mettere al lavoro. Ma secondo lei in che tempi, cioè se lei dovesse ipotizzare una data per il reddito di cittadinanza? Io spero con tutto il cuore di portare questo reddito di cittadinanza il prima possibile nell'ordinamento italiano, che significa o la legge di bilancio anche prima, e ci dobbiamo la legge riuscire. Di bilancio significa ottobre. Sì, la legge di bilancio che approviamo a fine anno, nella quale, di cui inizia la discussione a ottobre. Però quando il ministro dell'economia dice non è possibile prima del 2019, perché noi abbiamo Giovanni i soldi. Tria, Giovanni Tria, che tra l'altro, ripeto, è un amico, una persona a cui, che stimo tanto per il lavoro che sta facendo, non ha detto questo, ha detto soltanto adesso stiamo progettando gli interventi a costo zero. Infatti il decreto dignità prevede degli interventi a costo zero, cioè tutto il tema, per esempio, delle aziende che prendono soldi dallo Stato. Noi con una legge sanciremo che tutte le aziende in Italia, multinazionali e non, che vengono qui, prendono i soldi dello Stato, incentivi e contributi, tasse degli italiani, e poi se ne vogliono andare all'estero restituiscono con gli interessi quei soldi, oppure da qui non se ne vanno più. Beh, questa è una misura non solo a costo zero, magari ci va a fare pure un po' di soldi. Questa senza chi se ne va, perché ma il reddito di cittadinanza però no, il reddito di cittadinanza ma il reddito costa. Di cittadinanza serve per affrontare l'emergenza della povertà. Vedi, io ho un grande problema, per esempio, oggi ho partecipato ad uno dei tanti tavoli di crisi che ci sono al Ministero dello Sviluppo Economico. Noi abbiamo 250 vertenze, ma io ce la metterò tutta. E se non sarà possibile? No, io non parlo con i sei, sono ottimista. Ah, cioè lei lo dà già per sicuro, no, diciamo. Di sicuro c'è solo una cosa, per tutto il resto c'è la buona volontà e ce la metto tutta. Però sarà un provvedimento comunque, ecco, per dirle, che avrà sicuramente la precedenza rispetto a quello che costa anche molto di più, che è la flat tax. Guardi, io sono al lavoro come ministro perché tutti del lavoro contemporaneamente dello sviluppo economico, non è possibile sul reddito di cittadinanza. Sarà molto importante quello che succederà tra poco, perché col Consiglio europeo, che riguarda sia l'immigrazione ma anche il tema della programmazione economica dei prossimi 7 anni, noi stiamo dimostrando prima di tutto che questa non è più l'Italia che va in Europa e dice ci date un paio di miliardi, poi facciamo i bravi, apriamo i porti a tutti, per esempio come fece il governo precedente. No, noi stiamo cercando con tutte le nostre forze di riaffermare un principio, che l'Italia è la seconda forza manifatturiera d'Europa, paese fondatore, da 20 miliardi di euro al bilancio europeo, e vuole essere trattata come tutti gli altri stati, e abbiamo bisogno dei margini di bilancio per aiutare la nostra gente e le nostre imprese, e queste manovre si devono fare, questo è il nostro obiettivo. Ma se l'Europa non dovesse concedervi quei margini di bilancio, le posso dire? No, aspetti, le chiedo solo questo, certo, poi lei mi dica quello che vuole. No, dico, voi comunque sareste disposti, nonostante quello anche che ha detto Tria l'altro giorno, anche a procedere allargando il deficit? Guardi, io spero che non ce ne sia bisogno. Cioè aumentando il debito pubblico. Per una semplice ragione. Io sto vedendo in Europa cose che in passato erano dei tabù. Cioè nulla sarà più come prima. L'idea che oggi Malta ha aperto i porti a quella nave, adesso vediamo se è tutto vero. Ancora non sono arrivati. Infatti. La Spagna l'altra settimana, fino a qualche tempo fa, sembrava che l'Italia dovesse prendersi tutto il carico di queste questioni. Immigrazione, l'austerity, allora dovevamo tagliare la sanità per risanare il debito pubblico, poi il debito pubblico si impennava. Adesso a livello europeo c'è un nuovo clima, anche di difficoltà degli altri paesi, in cui l'Italia però con il presidente Conte sta dimostrando di non essere più quella che andava lì, alzava la voce e poi tutti dicevano vabbè, ma tanto all'Italia qualcosa gli diamo e si stanno zitti. Non è più così. Questo vale per il tema dei migranti e vale per il tema dell'economia, e sono molto fiducioso sugli obiettivi che possiamo raggiungere. Allora, parleremo poi naturalmente subito anche del tema dei migranti, però siccome abbiamo cominciato con il reddito di cittadinanza, che è un provvedimento che insomma una parte di questo paese sta molto a cuore proprio per la questione
e dei dati che vi abbiamo detto che riguardano la povertà, però sa che ci sono anche delle critiche a questo reddito, no? Che ce dicono si mettono anni là seduti, non fanno niente, e comunque non può non facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro. Siamo andati un po' in giro a sentire, a cominciare però da un imprenditore che lavora al sud, al Palermo, e lì abbiamo invece gli abbiamo chiesto che cosa ne pensa della flat tax. Vediamo, e poi torniamo con Luigi Di Maio. Qui dentro facciamo tutto. Abbiamo iniziato con 4 fermentatori, quest'anno abbiamo acquistato altri 2 fermentatori. È molto complicato fare impresa al sud per un trentenne oggi. Michele Catalano è il proprietario, insieme ad altri 3 soci, di un birrificio a 2 passi dal mercato di Ballarò a Palermo. 5 dipendenti e oltre un anno prima di avviare l'impresa. La mia giornata passa a risolvere problemi, ad andare negli enti, o cioè, è dedicata alla burocrazia. Per le imprese questo governo ha previsto la flat tax, che ne pensa? Ma allora, che ne penso? Innanzitutto c'è gente che dovrebbe studiare per capire se questa cosa può essere applicata oppure no, anche perché in altri stati è provato, è stato comprovato che non ha funzionato. Ogni governo propone una cosa nuova, cioè noi usciamo sempre con questi nuovi inglesismi che sono molto belli da sentire, sono orecchiabili. Abbattiamo intanto i costi del lavoro, permettiamo alle aziende di poter assumere, di poter dare lavoro, permettiamo alle persone che lavorano di poter poi decidere di cosa fare dei propri soldi e quindi spenderli e quindi far girare l'economia. Cosa ne pensi del reddito di cittadinanza? Penso che può funzionare, il problema è come poi gestiamo certe cose. Cioè, perché il problema non è solo chi gestisce, il problema siamo anche noi, che siamo sempre portati a dover trovare quel meccanismo lì giusto per poter fregare sempre di più. Lavora qui? Sì. Quante ore al giorno? 8, prendo 1000 euro. Di Maio dice che chi prenderà il reddito di cittadinanza dovrà fare almeno 8 ore di lavoro a settimana per un'amministrazione. La convince questa impostazione? Sì, comunque è una buona cosa. Guadagnerebbe circa 800 euro, lei ne guadagna 1000 facendone 40. Io mi ritengo fortunato, comunque in una realtà come Palermo, che è una bellissima città, capitale della cultura, tutto quello che vogliamo, però magari a livello lavorativo siamo ancora un po' indietro. Penso che possa essere anche un'incentivazione fatta in questo modo per il lavoro nero, perché se io sono un disoccupato, perché devo andare a lavorare per una società di servizi con un contratto con 600 euro quando posso avere il reddito di cittadinanza, lavorare 8 ore per una pubblica amministrazione a settimana e poi posso in nero lavorare per un'azienda privata o farmi altre attività. Che lavoro fate? Panettiere. A che orari fate? Dalle 6 e mezza alle 5 e mezza. 11 ore di lavoro. Quanti giorni a settimana lavori? 6 giorni, dal lunedì al sabato. Praticamente fai 66 ore a settimana. E purtroppo c'è questo. Quanto guadagni? 600 al mese. Ma se domattina approvassi il reddito di cittadinanza, l'idea di non andare più a lavorare ti verrebbe? No. Guadagni 200 euro in più? Sì, ma che cosa? Non vado più a lavorare. Cioè, non ha senso. La premessa è ottima. Però non so, cioè l'Italia ha già dei problemi economici con debito pubblico, però non so questi soldi da dove possono arrivare. Certo, se si facesse e si creassero le condizioni adeguate, perché no? Cioè bisogna creare lavoro, perché il reddito di cittadinanza poi si dà il reddito a una persona, però questa persona magari per 2 anni non riesce comunque a trovare lavoro e di conseguenza ritorna al punto di partenza. Lei un lavoro non ce l'ha? Per il momento no, infatti sto in continuazione alla ricerca di un lavoro, però è molto difficile. Un assegno da 780 euro al mese le farebbe comodo in attesa? E penso proprio di sì. C'è il rischio che qualcuno ne approfitti e prenda il sussidio e poi va a fare un po' di lavoro a nero? Secondo me sì, cioè, furbetti ci sono sempre purtroppo e per questo non andiamo avanti. Reddito zero. Quindi lei lo prenderebbe il reddito di cittadinanza? Mi tocca a me, mi toccherebbe. Se le dessero il reddito di cittadinanza poi il lavoro non lo fa più? No, perché queste sono cose saltuarie, non è sempre. Dice Di Maio, il reddito di cittadinanza lo daremo a chi però fa almeno 8 ore di lavoro gratis per il comune, per l'amministrazione. Lei sarebbe disposto? 10, anche 10. Allora, 8 ore di lavoro gratis, diciamo di pubblica utilità, giustamente dice anche 10, sa perché glielo chiedo? Ma perché... non solo, perché cioè, deve essere chiara una cosa, è passato il messaggio che si vogliono dare soldi, 780 euro sì, alle persone per fare solo 8 ore di lavoro a settimana, non è così. Il tema è, se tu perdi il lavoro, non te ne puoi stare sul divano.
entri in un centro per l'impiego ristrutturato, ti dicono adesso ti formi tutta la settimana per questo lavoro. Intanto al tuo sindaco dai 8 ore lavorative gratis, significa tu tutta la giornata o fai la formazione o lavori per il comune. Dopodiché, alla fine del percorso di formazione, siccome avremmo messo insieme le banche dati dei centri per l'impiego che oggi non comunicano tra di loro, avremmo scoperto che ci sono delle imprese che chiedono delle figure professionali, ti faccio 3 proposte di lavoro che non sono quelle della tua vita, cioè non sono le più belle, però sono quelle che servono, sono quelle che servono. Le puoi rifiutare quelle 3, ma poi perdi il reddito e per me non esisti più, perché io un'opportunità te l'ho data. Cioè, deve essere chiaro questo concetto. Cioè, quelle 3 non sono gli strumenti, no, gli strumenti che hanno fatto assistenzialismo erano quelli che in questi anni davano i soldi alle persone senza chiedergli nulla in cambio. Noi non solo li mettiamo in un percorso di formazione, ma poi gli proponiamo un lavoro che, tra virgolette, devono accettare. Quando quel ragazzo... No, perché la polemica era che invece, a differenza degli altri paesi, qui hanno la possibilità di rifiutare fino a un certo numero di lavori che vengono proposti. Le prime 2, ma poi la terza devono accettare. E questo poi si deve svolgere in un arco di tempo ben preciso, perché non è che un centro per l'impiego, magari, ora voglio fare un esempio limite, per assurdo, c'è l'amico tuo lì che la terza proposta te la fa dopo 9 anni, tu prendi per 9 anni il centro per l'impiego. Capisco tutti i problemi, le persone dicono sì, ma... ma noi abbiamo messo 6 anni di galera per chi fa dichiarazioni mendaci. E tra l'altro quel ragazzo che dice no, io non mi licenzio perché prendo i soldi ma non so che cosa trovo. Fermo restando che dovremmo rivedere un altro tema, che è il salario minimo orario, perché se lavori devi avere un minimo orario per lavorare, altrimenti lavori all'infinito per pochissimo. Ma detto questo riguarderà... nessuno si licenzierà per prendere il reddito, perché dopo un po', se quelle proposte non gli vanno bene, poi alla fine perde il reddito e perde pure il lavoro precedente. Io voglio aiutare quelle famiglie di padri e madri che perdono il lavoro, hanno 2 figli, e mentre si formano e ci mettono tutta la buona volontà per reinserirsi lavorativamente, devono sfamare i loro figli. È solo questo il principio che si vuole portare avanti. Senta, lei ha promesso anche il taglio delle pensioni d'oro, diciamo intanto da 5.000 o da 4.000? Stiamo parlando sempre di netto. Possiamo dare prima una buona notizia. Domani in ufficio di presidenza alla Camera dei Deputati, che è il consiglio d'amministrazione della Camera, arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari. Ce l'abbiamo fatta. E questo è il primo grande obiettivo che volevamo raggiungere. Secondo, quello che diceva lei, perché finito con i vitalizi, voglio iniziare come ministro delle politiche sociali, quindi che si occupa anche di pensioni, delle pensioni d'oro. Aspetti, devo fare subito una piccola obiezione. Cioè, un'obiezione, perché vabbè, fa parte, diciamo, del mio lavoro. Allora, intanto mi dica subito rapidamente: 5.000 o 4.000? Stiamo facendo i calcoli. Perché 5.000 sono pochissime, sono 27.000, mi pare. Io voglio precisare prima di tutto una cosa: chi ha versato i contributi per prendere la pensione che prende, quindi ne entrerebbero pochissimi soldi. Noi andiamo a toccare tutti coloro che hanno una pensione a 20.000, 10.000 al mese, ma pure 5.000 al mese, ma non hanno versato i contributi per raggiungere quella pensione d'oro. Quindi avevano un altro sistema. Questo calcolo noi lo stiamo facendo, infatti la proposta di legge non l'abbiamo ancora presentata, spero sia pronta nella prossima settimana, l'altra al massimo, perché stiamo facendo il calcolo con l'INPS, con tutti gli istituti, non per vedere soltanto quanto recuperiamo, ma quante ingiustizie ci sono. Qualcuno dice sono diritti acquisiti, per me sono privilegi rubati. Ora è il momento in Italia, dopo tanti anni che la politica chiedeva sacrifici ai cittadini per finanziare i privilegi, di tagliare loro i privilegi per ridare i soldi ai cittadini. Questo è il meccanismo che vorrei sviluppare. Non è stato colpa loro, perché sono stati comunque loro mandati in pensione con un vecchio sistema pensionistico, prima che fosse istituito. Diciamo, allora, io non parlo di colpa, però credo che l'altro giorno, non mi ricordo più in quale trasmissione... Però si recupererebbe... No, io le voglio dire questo. L'intento è, lei giustamente dice, togliamo e diamo invece ai più poveri, però tagliando sia quelle da 5.000 e quelle da 4.000 si recupererebbero soldi da dare ai più poveri, per 500.000 persone, che sono poche rispetto ai 4,3 milioni. I miei dati devono ancora essere pubblicati, sono quelli su cui sono al lavoro i ministeri e sono al lavoro l'INPS. Secondo lei? Io so che c'è una cifra molto importante. Perché questi li dà Brambilla. Però in questi giorni io sto sentendo persone che dicono ma tu recuperi solo 200 milioni, solo 300 milioni. Io
prima di tutto voglio fare una grande operazione di giustizia sociale, perché credo molto nell'esempio delle istituzioni. Se le istituzioni danno l'esempio, i cittadini credono più nelle leggi, e così non ci saranno tante leggi da imporre, ma forse cominceremo anche a credere molto di più in quelle che ci sono, senza doverli bombardare di mille norme che cambiano ogni giorno. Detto questo, vedremo quanto recupereremo, però la mia grande sfida, cioè, lei dice, è poter dire basta a chi prende simbolica. 20.000, 30.000 euro al mese di pensione, dopo che c'è chi prende 300 euro, 400 euro. Ecco, però come risponde a chi dice benissimo, però voi interverrete su queste pensioni che non sono state ottenute poi con il calcolo di oggi, ma solo sulla base degli ultimi stipendi, e se però verrà varata la flat tax, questi pensionati, quelli appunto diciamo i più ricchi, rischiano di avere molti soldi in più o meno corrisponderebbe a 1.700 euro in più. Non c'è una contraddizione? Guardi, in questo? Allora, nel contratto di governo ci sono le due grandi riforme che vogliamo portare a casa. Una è la flat tax e una è il reddito di cittadinanza. Sul reddito di cittadinanza i leghisti erano convinti fosse una misura assistenzialista. Poi gliel'ho spiegata, se ne sono convinti che non era assistenzialista, l'abbiamo messa nel contratto. Sulla flat tax ero convinto che fosse una misura che dava ai più ricchi e toglieva ai più poveri, come mi era stata raccontata. Ho visto le carte, ho visto che la no tax area c'è, ho visto che ci sono le cosiddette detrazioni che creano sostanzialmente l'approccio delle aliquote, però in maniera chiara, senza sorprese per i cittadini, e io non avrei mai accettato una flat tax che aiutava i ricchi e toglieva i poveri. No. E la garanzia che è nel contratto è che in questo momento la flat tax interviene per, prima di tutto, dire che quella è la tassa e basta, i cittadini non ci sono più sorprese. Secondo, per quello che abbiamo visto noi nell'impianto che ci hanno presentato, interviene non sulle fasce più ricche per farle diventare più ricche, ma sulle fasce che oggi hanno bisogno di chiarezza fiscale e meno tasse. Però agevola di più le fasce più ricche. No. Io le dico che non è così, c'è scritto nel contratto con tutte le tabelle che abbiamo individuato. O diciamo che agevola comunque le fasce che magari possono permettersi di pagare più tasse. Secondo me, le posso dire una cosa, su questo ci siamo ritrovati, poi questo è un governo inaspettato e lo era anche per me, non avrei mai immaginato, però è un governo votato. Io speravo di poter raggiungere il 40%, ma avevo sempre detto che avremmo dialogato con tutti e fatto un contratto di governo con chi lo voleva firmare. Però deve essere chiara una cosa, io vedo le stesse leggende metropolitane, gli stessi pregiudizi verso la flat tax che ci sono verso il reddito di cittadinanza, cioè che noi volevamo dare i soldi alla gente senza far nulla. L'ho spiegato anche stasera, lo spiego da 6 anni, lo continuerò a spiegare, perché vedo che benissimo, sono io che forse non mi spiego bene. Senta, andiamo invece all'immigrazione. Intanto lei pensa che dal vertice di domenica potrà uscire qualche proposta interessante per il nostro paese? Beh, io le dico già che nel vertice di domenica scorsa nel vertice di domenica scorsa sicuramente c'è stata una rivoluzione copernicana, perché in quel vertice l'Italia ha parlato per prima e ha esposto la propria proposta e poi è stata commentata da tutti gli altri paesi. Questa è una cosa che fino a qualche mese fa ci sognavamo, perché arrivavamo lì e qualche giorno prima era venuto Tusk e ci aveva portato già il documento pronto, ci aveva detto: o lo approvate o vi prendete questa minestra o vi buttate dalla finestra. Abbiamo stracciato quel documento, siamo andati a Bruxelles e abbiamo detto: adesso la proposta la facciamo noi, perché siamo quelli che hanno patito di più il fenomeno dell'immigrazione. Però finora non ha ottenuto nessuna... E invece non è così, perché quando io sento la Germania dire che adesso è il momento degli accordi bilaterali e trilaterali, questo è un momento storico dell'Europa in cui o l'Europa è unita sul tema dell'immigrazione oppure rischia veramente di vedere stati che si mettono d'accordo tra di loro per gestire il fenomeno. Secondo lei rischia di implodere l'Europa sull'immigrazione? Cioè c'è il rischio che non esista più da qui a qualche anno? Da qui a un anno veramente non è che ci vorrebbe Non che non esista tempo. Più, perché comunque è una... Se crolla la Merkel non c'è il rischio sovranazionale comunque forte. L'Unione Europea. Quello che dico io è che comincerà ad evidenziare tutte le sue grandi ipocrisie come quelle di questi giorni. Noi stiamo salvando con la Guardia Costiera e la Marina le persone in mare ogni giorno. Abbiamo detto però alle ONG, soprattutto alle ONG che battono bandiera di un paese che non li riconosce, che dice: no, guardate, quella nave non è nostra, quindi non sappiamo queste navi come si stanno muovendo. Abbiamo detto: voi restate fuori dai nostri porti. Tutto a un tratto è nata la cosiddetta morale europea.
Francia, Spagna, Malta ci hanno cominciato a fare la morale, a dire l'Italia risolve il problema, voi ci avete i porti chiusi, noi ce li abbiamo aperti e ci fate anche la morale. Allora che cosa è successo? È bastato resistere un po', Malta e Spagna hanno cominciato ad aprire i porti, l'unica però che ci ha attaccato di più è l'unica che non apre i porti, che è la Francia in questo momento. Che cosa sta succedendo? Sta venendo fuori la verità, quella che c'era stata nascosta in tutti questi anni. Sembrava che l'Italia si dovesse sobbarcare tutto e gli altri erano gli angeli, ma questi sono i più egoisti rispetto all'Italia. Ecco, però... ci scuseranno gli spagnoli se non abbiamo festeggiato come loro all'arrivo delle navi, ma noi ogni sei ore vediamo arrivare una nave, quindi ci scuseranno tanto. Adesso erano diminuiti il 70% gli sbarchi nell'ultimo anno con l'intervento del ministro Minniti, quindi non è che c'era proprio questa emergenza immigrazione impellente, perché nell'ultimo anno c'era stata una drastica, e questo lo ha ammesso anche il suo successore. No, le posso dire una cosa sull'emergenza? Posso fare una domanda? Lo chiede ai cittadini se c'è un'emergenza immigrazione. Ma non è quello, comunque i dati questo dicono. I dati non possono essere utilizzati per dire ai cittadini adesso non vi potete lamentare però, più. Però scusi, le voglio chiedere una cosa. C'è un'immigrazione fuori controllo in Italia, allora, che deriva anche dal fenomeno sbarchi, ma non solo. E questa cosa la percepiscono tutti, solo quelli che ci dicevano con i dati che dovevamo starci zitti non la percepivano. Ma la soluzione, io quello che voglio cercare di capire è questo, perché adesso c'è stata per esempio una nave cargo bloccata per 4 giorni davanti a Pozzallo, sì, che non è una nave di un'organizzazione non governativa, a cui è stata data ieri l'autorizzazione ad attraccare. Ma perché è stata ferma lì per 4 giorni? Perché noi stiamo cercando di sancire un principio, che quando arriva un tot di queste persone disperate che vengono dall'Africa subsahariana, è giusto che si dividano per quote di paesi dell'Unione Europea. Non è più giusto che tutti quelli che passano nel Mediterraneo e vengono salvati dal naufragio o traghettati come l'ONG debbano arrivare solo nei porti italiani. Io me lo ricordo perché i porti italiani sono aperti e gli altri no. Ci sono stato a Frontex in Unione Europea 2 anni fa e loro mi dissero: ma siete stati voi italiani sotto il governo Renzi a dire di aprire i porti in cambio di un po' di flessibilità per gli 80 euro? E non lo dimentico questo, perché ci sono stato io da Frontex 2 anni fa. Ma quando c'è una nave in difficoltà, cioè ieri il ministro dell'interno ha detto noi, se il ministro delle infrastrutture, perché poi è lui che comunque deve dare l'ordine di chiudere per i riporti o di muovere Toninelli. Esattamente, o di muovere la guardia costiera. Ieri ha detto: se ci fosse una nave che lanciasse un SOS e il ministro desse l'ordine di non intervenire, io sarei d'accordo con lui. Oggi le navi della Marina Militare, le navi hanno detto che loro interverrebbero comunque, perché la priorità è salvare vite umane. Non è mai stato. Lei condivide però queste parole che sono state dette al ministro dell'interno? Toninelli non l'ha mai dato quest'ordine. Ma non è noi, che... no, ma sia ben chiaro. Cioè, se c'è una barca che lancia un SOS, allora, sia ben chiara questa dovunque cosa. Stia, noi anche nelle acque territoriali libiche, che bisogna mare, fare? Come governo siamo compatti dal primo giorno, quando abbiamo detto all'Aquarius: guarda, non entri nel porto italiano perché sei una ONG e in questo momento è possibile che tu sei nelle acque maltesi, vai nelle acque maltesi. Allo stesso modo abbiamo sempre detto che tutti i salvataggi in mare che si dovevano fare con la Guardia Costiera, con la Marina Militare, si facevano. Qui il problema è che la Lifeline, che è una di queste ONG, l'altro giorno, invece di andare verso Malta con tutti quei migranti, doveva ridarli alla Guardia Costiera libica, che glieli stava chiedendo. E la ONG si è rifiutata di collaborare con la Guardia Costiera Libica. Ma lei sa cosa vuol dire ridarli alla Guardia Costiera Libica? Significa ridarli alla Guardia Costiera Libica, cioè, riportarli sulle coste libiche, dove ci sono organizzazioni umanitarie come l'UNHCR che sono lì. Ci sono quelle, ma ci sono anche centri di detenzione illegali in cui i migranti vengono trattati. E su questo, l'abbiamo visto in tanti servizi. Su questo, che glielo sto a raccontare, su questo lo Stato italiano è in contatto sempre con la Guardia Costiera Libica e con le organizzazioni umanitarie che sono lì. Il tema vero di tutta questa storia è che quando si fa un salvataggio in mare bisogna farlo. Quando una ONG si mette in prossimità della costa libica con dei droni, guarda i flussi migratori dove stanno arrivando e poi aspetta lo scafista, prende i migranti, li mette sulla barca e li porta in Italia, lì non so più se è salvataggio o traghettamento. Ed è questo che stiamo cercando di affermare, ed è un principio che tutti condividono. Però non riguarda tutti quanti, ci sarà chi si comporterà in un modo e ci sarà chi si comporterà in un altro. Per carità, noi stiamo cercando di dire soltanto che in questo momento, se lasciano la Guardia Costiera, la Marina Militare, la Guardia Costiera Libica a lavorare in queste acque, lavoriamo meglio. Poi, se una nave sta affogando, nella SAR, ma per carità, sto dicendo un'altra cosa, se sta
zona di recupero, sì, e soccorso di Malta. È Malta che deve rispondere, oppure se sta in quell'area sempre nell'Italia è? Perché noi abbiamo la zona di recupero e soccorso libica e ce la stiamo sobbarcando noi, quella di Malta ce la stiamo sobbarcando noi, quella italiana ce la stiamo sobbarcando noi, la Spagna e la Francia chiudono i porti e ci abbiamo scritto Giocondo in fronte. Questo è il punto, evidentemente. Senta, Ministro, altre due questioni volevo prima di salutarla. Una è, che riguarda una proposta che lei ha fatto recentemente, che è quella di tornare a chiudere i negozi durante la domenica, che peraltro sarebbe anche molto gradita alla Chiesa Cattolica, dice comunque la domenica è il giorno in cui bisogna riposarsi e non continuare a lavorare. Lei perché l'ha fatta soprattutto? Perché pensa che comunque ci sia più sfruttamento quel giorno? No, allora, prima di tutto questa proposta è stata particolarmente enfatizzata. Adesso però la vediamo. A tal punto che c'è stato chi mi ha detto lei ci vuole negare il diritto allo shopping. Ora, al di là del diritto, ora il diritto che allo non shopping, è sancito da nessuna legge o carta, però... Qui non è che Luigi Di Maio vuole chiudere i negozi, tutti i negozi la domenica. Qui stiamo dicendo di tornare al regime precedente nel quale i negozi con le associazioni di commercianti si mettevano d'accordo col sindaco e pianificavano le giornate di chiusura e le giornate di apertura, in modo tale da non doversi fare una concorrenza spietata l'uno contro l'altro tutti i giorni della settimana per incassare sempre lo stesso, perché gli incassi si sono spalmati dal lunedì alla domenica anziché dal martedì al sabato. Questa cosa è una proposta che viene da 4-5 anni fa, una proposta di iniziativa popolare a cui aveva partecipato anche la CEI, che prevede in tutto, se non sbaglio, 8 giorni di chiusura all'anno. Quindi ci sono 8 festività che individuiamo tutti limitata. Insieme e permettiamo a quei papà e quelle mamme che fanno i commercianti stare un po' insieme ai propri figli. È tutto qui. Di questo stiamo parlando. Cosa che le sta a cuore. Allora, vediamo il servizio di Cinzia Carriglia. La domenica si la spesa grande e poi durante la settimana le cose magari che. Le cose che dimentichiamo, insomma, ecco. È comodissimo che stia aperto sì 24 ore. E anche la domenica, il fatto anche che. La domenica, sì, sì. Con il dispiacere, insomma, per chi lavora effettivamente, perché non è. Penso sia un disagio, insomma, per i lavoratori, però per i consumatori è un beneficio. Negozi aperti o chiusi la domenica? Guardi, io lavoro dal lunedì al venerdì, quindi per me in realtà il weekend è fondamentale, quindi ahimè non sono tanto favorevole alla chiusura. Meglio aperti, se no non riusciamo a fare la spesa o a fare altre cose. I centri commerciali sì, gli altri no, i supermercati, di zona, eccetera. Vorrei che fossero chiusi la domenica e potessero stare con le famiglie. Se per i clienti l'apertura è ormai una gradita abitudine, per tanti piccoli commercianti è diventata una necessità. Siamo costretti, obbligati a lavorare la domenica, perché non possiamo rinunciare a quell'incasso che chiaramente è il secondo incasso della settimana, se non il primo. Sarei contento della chiusura domenicale e dei giorni di festa, perché almeno così si ritorna a vivere un po' tutti quanti. Però l'importante è che chiudono tutti, perché certo se rimane qualche centro aperto non cambia niente. Noi siamo aperti praticamente sempre, noi chiudiamo all'incirca 10 giorni l'anno. I centri commerciali comunque hanno ucciso il commercio come il nostro inizialmente. Combattendoli in questa maniera non riusciamo a sopravvivere. Liberalizzare l'orario di apertura, festivi, superstiti. Ha creato una grande confusione, è stato l'inizio dei problemi alla fine, perché appunto noi i piccoli a volte siamo costretti ad essere aperti, però tutti questi vantaggi poi i piccoli dal mio punto di vista non ce li hanno. Le grandi catene che sono aperti per un orario molto lungo, secondo me lì veramente ci sono grossi problemi per i lavoratori, perché insomma si richiedono sforzi che non sempre poi sono retribuiti in maniera adeguata. Fanno il lavoro la domenica, anche le festività 6 gennaio, 2 giugno e l'8 dicembre, noi lavoriamo sempre. La vita privata, tra virgolette, non c'è più. È a contratto a chiamata, li chiamano 24 ore prima per le 24 ore dopo. Pure con mio marito ci organizziamo così, però ho 2 bambini, quindi purtroppo. Io lavoro in un supermercato e sono cassiera. E che tipo di contratto ha? Un contratto part-time domenicale.
Cosa c'è scritto esattamente sul contratto? Lavorativa la domenica con un giorno di riposo durante la settimana. E se lei non avesse accettato questo contratto domenicale? Probabilmente non sarei stata assunta. 3 euro, viaggiamo intorno ai 3 euro. 3 euro, 3 euro e 10 l'ora. Quindi una domenica, la mia domenica, vale 12 euro. C'è un punto su questa vicenda, perché tutti magari si chiedono ma perché poi Di Maio deve obbligare a stare chiusi? Perché la chiusura di tutti è la garanzia che tutti si possano riposare. Se invece io so come commerciante che l'altro sta aperto, per stare in concorrenza devo stare aperto. Il tema è ancora più complesso con i centri commerciali. Sui centri commerciali dobbiamo dire due cose, che risentirebbero della stessa chiusura degli esercizi commerciali, se no puniamo gli esercizi commerciali. Ma secondo, c'è un altro punto, al Ministero dello Sviluppo Economico o del Lavoro spesso ci sono delle vertenze, io ne ho oltre 250 sul tavolo, tra queste stanno nascendo le vertenze dei licenziamenti dei centri commerciali, perché se ne sono fatti così tanti in Italia che si sono cannibalizzati a vicenda e adesso stanno fallendo. E perché se ne fanno così tanti in Italia? Perché c'è una cosa che si chiama oneri di urbanizzazione, che fanno gola ai comuni. Sblocco il centro commerciale, prendo gli oneri e faccio cassa. Questa dinamica ha distrutto il commercio, ha distrutto il lavoro e oggi sta creando pure un altro problema, perché chi lavora in un centro commerciale molto spesso ha delle situazioni lavorative veramente o da fame o da psicofarmaci. Non voglio generalizzare, ma il consumo di psicofarmaci in Italia sta aumentando anche sempre lei di più. C'è una questione, io non ne faccio uso, per fortuna. No, ma siccome era anche siccome era intervenuto anche Salvini. Era una cosa seria, molto preoccupato dal consumo dello psicofarmaco, quindi comunque no, in ma questo senso, ed è ormai molto legato all'incertezza lavorativa delle persone, a livello di stress che si sta subendo. Del ritmo di lavoro. È una società di cui mi preoccupa anche però molto l'infelicità. Però questo non sarà solo l'Italia, credo che sia un po' l'Italia è tra i paesi europei, se non il primo, non vorrei sbagliarmi, è tra i paesi europei col più alto consumo di psicofarmaci. L'Italia? Sì, ecco, questo non glielo posso confutare. Il dato di qualche anno fa è sicuro, adesso non conosco i dati aggiornati di questi di questo anno. Comunque abbiamo detto 8 domeniche in tutto sì, l'anno. Sì, che la proposta tra l'altro era stata approvata alla Camera nella precedente legislatura, ma poi si era bloccata al Senato. Sente una cosa, Ministro, ma si sente sempre con Salvini? No, dico perché prima del governo dicevate sentiamo continuamente messaggi, continuate a sentirvi. Sicuramente per coordinare le azioni politiche devo dire siamo molto rispettosi l'uno dell'altro, ci sentiamo, ci coordiniamo. Ma non è che usciamo insieme, insomma, questo non fa parte del contratto di governo. Diciamo. Non siete diventati amici? No. Oltre che rapporti politici, niente amicizia. C'è un governo che si è fondato su un contratto, noi due abbiamo sottoscritto questo contratto insieme ai nostri iscritti. Però diciamo non c'è un rapporto. E portiamo amicizia. Avanti un governo. Ma è ipotizzabile secondo lei per il futuro, vista un po' anche la situazione che si sta creando nel paese col Partito Democratico che insomma è andato piuttosto male alle elezioni, Forza Italia che anche lei sta in grave difficoltà, proprio una coalizione tra voi e la Lega? Ma io in questo momento non ci sto assolutamente pensando, anche perché noi qualche giorno fa con una lista da soli siamo riusciti ad andare al governo di città come Imola, che dopo oltre 70 anni ha visto il ballottaggio, perché era sempre stato governato dal centro-sinistra e dal Partito Comunista, o Avellino, che è passato dalla Prima Repubblica di De Mita alla Terza Repubblica direttamente, dove abbiamo vinto. Quindi io credo che il movimento da solo continui ad essere... Dove dovete governare però con la sinistra? Beh, io credo che dal punto di vista dei comuni c'è l'elezione diretta del sindaco, certo. Quindi è diversa dal Parlamento in cui bisogna trovare la fiducia, quindi non pensiamo. Però io credo fermamente nel fatto che il movimento da solo sia sempre la garanzia per i cittadini. E io sono stato chiaro in campagna elettorale. Se non raggiungevamo il 40% avremmo fatto un contratto con le altre forze politiche. Benissimo, grazie Luigi grazie Di Maio per essere Buonasera. Stato con noi, buon lavoro. Grazie.